Bernardo Bertolucci, regista, vince 9 premi Oscar per il film L'ultimo imperatore. Dante Ferretti, scenografo, vincitore di 3 premi Oscar. Ennio Morricone, musicista e compositore, 2 premi Oscar. Danilo Donati, costumista e scenografo, 2 premi Oscar. Vincenzo Cerami, scrittore. Autore come Roberto Benigni del soggetto e della sceneggiatura del film La vita è bella, che vince 3 premi Oscar. Cosa hanno in comune queste significative personalità apprezzate in tutto il mondo? Hanno tutti iniziato la loro carriera o collaborato con Pierpaolo Pasolini. Proprio la tua sinistra. La regia di Pasolini è differente da tutte le altre. Quando io mi trovai così vicino a Pierpaolo per Accattone, il mio privilegio fu quello di assistere alla nascita del cinema. Da Pasolini ho imparato un certo tipo di cinema, poetico, ispirato alla pittura. Per me Paolo, per esempio, era tutto. Era tutto, era padre, fratello, zio, nonno. Ancora oggi, io se faccio una cosa, penso fra di me. E Pierpaolo che avrebbe detto? Che avrebbe fatto? Pasolini è come una coscienza che non si è mai spenta. Perché i giovani amano tuttora Pasolini? Mi viene da dire perché era uno di loro, perché Pasolini era rimasto giovane. Pasolini ha cambiato la vita a un numero incalcolabile di persone. Quante esistenze sono mutate dopo essere entrati in contatto con Pasolini, con le sue opere, con la sua carismatica personalità?